io lavoravo all'Università di Berkeley e poi ho avuto il mio primo figlio e ho trovato questo gruppetto di persone che volevano insegnare l'italiano ai propri bambini. Prima della Seconda Guerra Mondiale a North Beach si parlava praticamente solo italiano, qui a San Francisco, e quindi c'era questa idea di riportare la nostra bellissima lingua e cultura in una città che è stata anche costruita dagli italiani. Tanti hanno fatto la loro startup in tecnologia e forse la mia startup è stata la scuola, quindi è stato un progetto di grande passione, tantissimo lavoro, ma ne vale la pena perché è fatto per il futuro. Abbiamo circa un 30% di popolazione dove uno dei due genitori ha una connessione diretta con l'Italia, ma la maggior parte dei genitori che sono qui sono interessati alla lingua e cultura italiana e anche alla metodologia di Reggio Emilia, che è una metodologia veramente unica venuta dall'Italia che permette davvero di imparare in modo diverso. A Palo Alto c'è sempre stata una comunità di genitori che lavorano in Silicon Valley, tanti italiani ma anche tante persone dal resto del mondo che volevano un tipo di educazione come quella che offriamo noi. Qui ci sono i figli delle persone che stanno cambiando il mondo e che vogliono anche che siano esposti non solo alla tecnologia e alla scienza ma anche all'arte, alla creatività e a un modo di stare insieme che è unico. Palo Alto è un posto unico nel mondo. Qui troviamo Google, qui troviamo Yahoo, troviamo Twitter, troviamo Instagram, quindi un luogo di menti che pensano, che creano, che vanno oltre, diciamo, il pensiero, si incontrano e quindi noi abbiamo i loro figli, i loro bambini. Al centro della scuola è l'idea che il bambino ha tantissime potenzialità e che il bambino è capace di fare cose straordinarie. Questa è proprio, diciamo, la filosofia che organizza tutta la nostra pedagogia alla scuola. Questo approccio nasce a Reggio Emilia, in particolare fondato da Loris Malaguzzi dopo la Seconda Guerra Mondiale, ed è un approccio, diciamo, innovativo. Questo è proprio il cuore, diciamo, delle nostre scuole e lo spazio dove si fa ricerca attraverso l'arte e la creatività. Abbiamo il giardino bellissimo fuori con uno spazio dove i bambini lavorano proprio nell'orto. Diciamo che offriamo ai bambini la possibilità di esplorare, fare esperienza del mondo attraverso tutti questi linguaggi che non sono solo la matematica o la scrittura o la lettura, ma vanno al di là. Il motivo perché proprio qua e non in Italia è perché i genitori, oltre a pagare la loro rata annuale, investono anche proprio il loro denaro all'interno della scuola, per cui grazie ai loro investimenti la scuola, per esempio, può permettersi di comprarsi magari delle risorse in più. Il nostro scopo è di essere una scuola privata, non profit, inclusiva, non esclusiva. Raccogliamo tantissimi fondi dai nostri genitori che possono permettersi di fare donazione in aggiunta a quella che è la loro retta e in questo modo riusciamo ad avere un 30% di studenti che sono alla scuola con una borsa di studio. Lavorare con i bambini è un gran lavoro ed è una grande responsabilità, ma è anche una grandissima gioia, questa è la cosa fondamentale. Nonostante il tanto lavoro, nonostante la grande fatica alle volte, no? Però alla fine è una grande gioia.